marzo, dal Vangelo di Luca. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Gesù ha rivolto a Matteo l'invito a lasciare tutto per seguirlo. Matteo abbandona il tavolo al quale era seduto, svolgendo il suo lavoro ben remunerato di esattore delle imposte a favore dell'imperatore romano. Un lavoro che proprio per questo lo rendeva odioso agli occhi dei ben pensanti, ma non a quelli di Gesù. E adesso Gesù sta in casa di Matteo, che ha raccolto tutti i suoi amici per fare festa. Matteo è felice perché Gesù lo ha chiamato per affidargli un compito importante, perché mentre tutti lo rifiutavano, Gesù invece lo ha accolto. A quei ben pensanti che criticano Gesù per questa sua scelta e per le compagnie che sta frequentando, Gesù risponde annunciando con chiarezza il motivo della sua venuta. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Perché chi ritiene di essere dalla parte del giusto, pensa anche di non avere bisogno di nient'altro. Mentre chi si riconosce fragile e peccatore, accoglie con gioia chi gli si mette accanto per aiutarlo a risollevarsi e offrirgli un'opportunità per cambiare. Quando il mio corpo si ammala, devo ricorrere al medico perché mi aiuti a scoprire le cause del male e mi indichi anche i rimedi e le medicine necessarie per guarire. Per questo Gesù viene, per guarirci dalla malattia del nostro egoismo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Per la libertà.